Capsis, con Seisao naturalmente trattenuto da Capsis. Ora calcio di punizione in favore dell'Inter, che poteva già essere in superiorità numerica. Siamo nel corso del 21esimo minuto del primo tempo, 0-0. Concordano il da farsi Gresco e con Seisao. Va Gresco, gran gol, l'Inter è in vantaggio nello stadio dell'AEK. Strepitoso sinistro di Gresco, palla sotto l'incrocio, 21esimo minuto, AEK di Atene 0, Inter 1. Ma indubbiamente questo è stato un grandissimo colpo balistico di Gresco, che col sinistro a tagliare sopra la barriera ha infilato la palla sotto l'incrocio opposto, e quindi è il gol determinante per l'Inter, perché potrebbe allentare sicuramente le residue speranze dei greci. Rivediamo la magistrale esecuzione da parte di Gresco. Peraltro Chiotis si sposta verso sinistra e prende gol sul suo palo, quello che poteva proteggere meglio. Ancora una riproposizione per questo gol pesantissimo in trasferta dell'Inter, l'Inter che aveva vinto per 3-1 nella gara di andata. Gresco, vai pure Enrico. Sì, Gresco ha fatto gesti importante, anche Cordoba in acrobazia difensiva. Indubbiamente Cordova pensava all'uscita del compagno e c'è stato un malinteso tra i due, stava per approfittarne Zakorakis, ma è stato bravo Cordova prima a chiudere e poi Toldo a metterci una pezza. Sartas, lento ma molto tecnico, e c'è il pareggio dell'AEK con Konstantinidis. 23esimo minuto, subito la risposta dei padroni di casa con Konstantinidis, la tecnica di Sartas che ha pennellato, davvero un assist per Konstantinidis, lasciato libero dalla difesa dell'Inter, comodo colpo di testa e niente da fare per Toldo. Gara intensissima, AEK di Atene 1, Inter 1. Rivediamo Sartas, Konstantinidis e in ritardo Šimić, non può nulla Toldo. Riaffiorano i soliti problemi dell'Inter in queste situazioni in cui non sempre la difesa è impeccabile, marcatura sbagliata, non c'è la necessaria determinazione da parte di Cristiano Zanetti che salta e poi di Gresco in chiusura, e comunque i greci pareggiano. Bravissimo in queste situazioni. La distanza è notevole. Zartas è sempre temibile, peraltro può anche inventare l'assist, prova infatti a scodellare Zartas, va giù Nikolaidis in area, prosegue l'azione d'attacco dell'AEK, voleva il calcio di rigore Nikolaidis, ancora Zartas, verticalizzazione per Nikolaidis, gran gol, forse si è anche infortunato Nikolaidis che non riesce neanche ad esultare, ma AEK di Atene in vantaggio. È l'undicesimo minuto, ancora un'idea geniale di Zartas che ha trovato un corridoio strepitoso per Nikolaidis. Guardate come si esulta qui allo stadio Nikos Goumas, e il numero 11 dell'AEK ha indovinato il raso terra che ha battuto Toldo. AEK di Atene 2, Inter 1. Rivediamo lo scatto di Nikolaidis che prende il tempo a Cordoba e già quasi a terra il destro dell'attaccante dell'AEK, partito in posizione regolarissima, qui si è fatto sorprendere Cordoba, niente da fare per Toldo, ci sarà da soffrire fino in fondo, rimane un gol di vantaggio all'Inter. Intanto Cristiano Zanetti prova la risposta all'Inter e Ventola, come è successo nel primo tempo ma addirittura con ancora minor intervallo, la risposta dopo un gol. Ora Ventola porta l'Inter sul 2-2, si mettono le mani nei capelli diversi giocatori dell'AEK. Per Ventola il nono gol in questa stagione, un gol fondamentale dal punto di vista psicologico. Cristiano Zanetti, quasi azione in fotocopia ma dalla parte opposta, verticale e destro dell'attaccante, ma stavolta l'attaccante ha la maglia dell'Inter. Sono stati due gol simili nati dalle iniziative da una parte di Zartas che ha verticalizzato per il taglio di Nikolaidis e poi di Cristiano Zanetti che ha servito sul movimento Ventola in maniera impeccabile. Le due difese, le rispettive difese hanno indubbiamente delle colpe, però prendiamo per buono questa grande iniziativa da parte dell'Inter e soprattutto la tempestività di servizio di Cristiano Zanetti e il movimento perfettamente a tempo di Ventola, che non ha avuto difficoltà a